Dario mi consiglia di andare alla Rocca dei Rettori. Siamo a Benevento e questa è la Rocca dei Rettori, uno dei più importanti monumenti che ne arricchiscono il centro storico. Qui oggi Valerio Villoresi riceverà il premio Braille per A tutto gas e senza freni. Sei diventato vlogger! A sì. tutto gas e senza freni, sì. Romanzo sulla vita, amore e dolori del grande pilota di Grand Prix e Formula 1, Gigi Villoresi. Lettura interessantissima che io ho già fatto per 3 volte. Nell'ottava edizione del premio letterario Benevento Braille viene riconosciuto al libro vincitore, in questo caso Valerio Villoresi con A tutto gas e senza freni, la realizzazione del testo in Braille, con l'obiettivo di condividere insieme alle persone non vedenti ed ipovedenti le emozioni che solo un testo letterario può dare. Che è poi la traduzione nella lingua Braille per i non vedenti. I non vedenti, molto importante anche molto questo settore. Molto importante, a marzo del 2020. 24 verrà preparato anche audiolibro per i non vedenti, magari giovani che non hanno ancora imparato la lingua. Bene, l'uso del Braille, buon ascolto. Allora, andiamo alla premiazione, non prima di aver dato un'occhiata a questo fantastico arco di Traiano. Questo è un capolavoro. L'arco di Traiano, dedicato all'omonimo imperatore, risulta essere l'arco trionfale romano con rilievi meglio conservato al mondo. Premio letterario Benevento Braille. Ma sono veramente felice, è un'occasione unica innanzitutto per scoprire una città meravigliosa, oltre che un premio anche una grande opportunità per far conoscere la vita umana, oltre che la vita di campione. Di Gigi Villoresi, un gentiluomo nella vita e nelle corse. Tutto questo raccontato nella splendida cornice di Palazzo Mosti. Saluto l'autore del testo e lo ringrazio della sua presenza. Alternandosi sono intervenuti i partecipanti alla premiazione, il vice sindaco Francesco De Pierro, la scrittrice e giornalista Tullia Bartolini e dalla storia di Gigi Villoresi, il presidente della giuria del premio Dario Dauria, un libro da film quasi una sceneggiatura, la professoressa Elvira Martini, questo amore che Gigi Villoresi ha per questa il rettore dell'Università del Sannio, professor Gerardo Canfora. Una storia d'amore atipica. L'adrenalina, la paura, i brividi nello stomaco. Non importa quanto tempo passa o cosa accade nel frattempo. Ed è così che ha vissuto Gigi Villoresi. La professoressa Antonella Tartaglia Polcini. Alla conquista di una supremazia automobilistica, che è supremazia tecnologica e al tempo stesso sportiva. Quindi perché scrivere? L'artista Giada Lepore. Ma io credo che il Braille debba essere incentivato. Il senatore Domenico Matera. L'impegno politico, se del caso, per eliminare le barriere che... La signora Raffaella Masotta. Una grandissima dignità, non ha mai chiesto aiuto a nessuno della sua famiglia, per cui questo è un risarcimento verso Gigi Villoresi per far emergere le sue doti da campione, non solo sulle piste, ma quando ha affrontato la miseria. E ovviamente Valerio Villoresi. Grazie, è un onore per me riceverlo, io mi associo anch'io a tutti i ringraziamenti. Si può paragonare proprio a una vera e propria corsa di Formula 1. Volevo ringraziare Carmelo Maesano per la sua presenza attenta, io l'ho conosciuto ieri sera. E abbiamo appunto parlato dei libri, dell'importanza della lettura. L'importanza della lettura e della condivisione delle emozioni, come quelle che ci regala A tutto gas e senza freni, realizzato in versione Braille, in occasione del riconoscimento ideato dal presidente Dario Dauria. Della condivisione in tutti i modi, sebbene quello principale rimane il Braille. Il mio consiglio è quello di venire a visitare Benevento, per godere di cultura, paesaggio ed enogastronomia a tutto gas e senza freni.